Buongiorno, sono qui per presentarvi il corso di Dental Hygiene, un corso molto particolare che è stato aperto lo scorso anno presso l'Università di Parma. È un corso in lingua inglese. Talvolta il fatto che sia un corso in lingua inglese può creare dei problemi o spaventare qualche studente. In realtà il fatto di poter scegliere un corso in lingua inglese ci dà la possibilità di essere sempre pronti su quello che è la preparazione dal punto di vista scientifico e dal punto di vista di aggiornamento professionali. Vi presenterò sia in italiano che in inglese questa conferenza per darvi idea anche del fatto che il livello di inglese durante il nostro corso è un livello di B2, di conoscenza di inglese, quindi abbastanza accessibile per chi ha studiato inglese alle scuole superiori. Who is a dental hygienist? The dental hygienist is a licensed dental professional registered with the Dental Hygiene Association and regulatory body within their country of practice. And it's a university training and education that focuses on and specializes in the prevention and treatment of many oral diseases. Perciò l'igienista dentale è una professionista della salute che è regolamentata, così come tutte le professioni sanitarie, da quello che è l'ordine delle professioni sanitarie. E è una training di tipo internazionale, universitario, che si specializza e si focalizza sulla prevenzione e il trattamento delle malattie del cavo orale. Therefore, we work on prevention, on early interception of oral diseases, and on promotion of healthy lifestyles. And this means that it's a career for people who like to help people. It's a way to work together with people to make them healthy. Perciò noi ci focalizziamo soprattutto sull'aspetto odontoiatrico per quello che riguarda la prevenzione delle patologie del cavo orale, l'intercettazione precoce di tutte queste patologie e la promozione dei diversi stili di vita salutari. Sappiamo che l'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è di portare ad avere la salute fisica e mentale del nostro paziente e noi contribuiamo con questo aspetto della salute del cavo orale, ben sapendo che il cavo orale ha molte influenze su quella che è la salute del paziente in generale. Where does the hygienist work? The dental hygienist works in a variety of settings, from private general dentists to special practices and in public health services. And the dental hygienist aims to work interprofessionally to provide holistic oral health care in the best interest of their patient. Perciò l'igienista dentale ha la possibilità di lavorare in diversi ambiti, dalla struttura privata alle strutture odontoiatriche private specializzate, quindi specialità particolari, e nella struttura pubblica. Vi devo dire che l'igienista dentale è una professione abbastanza nuova e gli ambiti lavorativi, come poi approfondiremo, sono tanti e in particolare in Regione Emilia-Romagna non esiste ancora un'igienista dentale strutturata nella struttura pubblica. Questo vi dà l'idea della grande necessità e possibilità lavorative della professionista. E naturalmente la cosa importante è lavorare in team, perché i risultati di salute del nostro paziente si ottengono lavorando in team, non solo con l'odontoiatra, ma con tutte le altre professioni sanitarie. Why the dental hygiene program in English at the University of Parma? Because we have a view of offering an university education with an international dimension, and we decided to create a three-year degree course with 180 credits dedicated to the international training of dental hygienists. And this course is proposed not only to Italian students,
but to start students around the world interested in attending a university course in Italy. All the lesson and teaching is in English and it's an international training program. Abbiamo voluto dare una visione internazionale della igienista dentale e il corso è frequentato da studenti italiani ma anche da studenti stranieri. Come vedremo in seguito c'è una distribuzione di numero di posti per studenti della comunità europea e al di fuori della comunità europea. The admission is subordinated to the completion of a ranking test. And the ranking test is for 20 students, 12 European Community students and 8 non-community students. La missione, che è uno degli aspetti che spesso interessa a tutti gli studenti, è subordinata, come per tutte le professioni sanitarie, al superamento di un test con risposta multipla a numero di domande. E il test è somministrato in inglese in una giornata separata, diversa rispetto alla giornata delle altre professioni sanitarie. La data del test non è ancora uscita, ce la comunicherà a breve il Ministero e non appena sarà comunicata dal Ministero dell'Università e Ricerca, verrà pubblicata sul sito dell'Università e sul sito di ogni singolo corso. L'accesso è per 20 studenti, 12 comunità europea e 8 non comunità europea e quest'anno abbiamo studenti anche al di fuori della comunità europea. It's a 3-year academic year and the attendance is mandatory and it's all in the Dental Center of Odontoiatria. E è 3 anni e la frequenza è obbligatoria e noi siamo molto orgogliosi di questo centro di odontoiatria che qualcuno di voi ha anche già visitato perché è un centro nuovo, molto ben organizzato con grosse prospettive, possibilità didattiche, ampi spazi, ci sono aule manichini, laboratori, aule didattiche e stanze operative. And we are very proud of our dental center of dental medicine and we have big spaces and a lot of opportunity to teach and to work all together and it's like a big family because we are all in the same building and we are together with the dental school students. Therefore we share experience, we share the spaces and we simulate the work between dentists and hygienists together and that's very interesting and so that makes us ready to work on the patient. We can observe and take part to many aspects of the dental treatment. This is our mannequin room where we start teaching, working and we teach our students how to work on a mannequin obviously before starting working on the patient. And it's a long training and each student has its own mannequin and we have the instruments for the students. Each student has a set of instruments that has to buy and uses all the time for the training. This is another laboratory and we have the possibility to share the lectures and the videos for the training on the video of each chair. This is one of the rooms. As you say that it's the class is pretty small. We go from 20 for dental hygiene school to 30 for dental school. And it's a class. It's a nice class. Therefore, we get to go to know each other all the time. And this is the building, the flat, the down bottom is the training area. And then we have the offices and the dental clinic upstairs. And this is the entrance of the Centro di Odontoiatria, where the patient arrive and we treat patients that take an appointment. And if you're curious, you can even come as a patient and see how it's working. The program of study, you will see it in the booklet that you have, but it's basic sciences. We
take a lot of stress on communication and psychology, because we want to have the patient, want to have our dental hygienist communicate with the patient. And a big part of our program is the prevention. And this is the first year of study. In the second year, the prevention is stressed even more. And we have dental sciences, and we start working in depth on the different specialties of the dentistry, from orthodontics to pedodontics to periodontics to restorative dentistry. Perciò nel programma di studio, come abbiamo visto, all'inizio abbiamo le scienze di base che sono comuni a tutte le professioni sanitarie. Molto viene trattato molto in profondità quella che è la comunicazione col paziente. Viene stressato e approfondito le basi della prevenzione, sia clinica che di comunità. Mentre nel secondo anno la psicologia e le scienze sociali hanno un peso nell'ambito dello studio, mentre le scienze di igiene dentale cominciano a essere presenti e si comincia a parlare e ad approfondire gli aspetti di ortodonzia, di pedodonzia e di odontoiatria ricostruttiva. Nel terzo anno c'è nuovamente attenzione alla prevenzione, seguita da management di quello che è lo stato della salute, health management. And therefore, in the third year, we have prevention and health management, and as everywhere, we have a thesis. The thesis is in English, and then we have a state exam. The internships is in mannequin, on phantom, and later on, when the patient, when the student is confident, we start working in the clinic. And in the clinic, we share experience and we can see patients with different clinical situations, from gingivitis to patients that are in orthodontics treatment, patients like we see in the left bottom picture, with a problem with the health, and we teach them how to brush, how to keep care of their mouth, and we help teach them remove the bacteria that can cause periodontal and dental diseases. Perciò noi abbiamo diversi tipi di pazienti e man mano che aumenta la conoscenza dello studente vengono presentati pazienti di diverse difficoltà e tipologie. Si passa da pazienti bambini, pazienti ortodontici, pazienti con patologie sistemiche e vengono trattati tutti con dei protocolli di tipo diverso. We have a lot of strategies we have to apply in our clinic. The strategies for caries prevention and prevention of periodontal disease that we have learned in the first and the second year. Perciò applichiamo quelle che sono le strategie di prevenzione delle carie e della malattia parodontale che sono state studiate all'inizio del primo e nel secondo semestre del primo e del secondo anno. Un altro aspetto molto importante è l'intercettazione precoce degli stili di vita e di patologie che possono avere influenza sul sistema stomatognatico e viceversa che possono avere patologie orali che possono avere influenza sullo stato di salute orale. Therefore we do early interception of lifestyles that lead to oral and systemic disease. We are very, very proud that internships takes a lot of credits because we want our students to be able to work immediately after they get their diploma, their degree. Since we are an international course, we have an internationalization. We have an agreement with the University Politecnico of Porto Alegre. It's in Portugal, it's right here, as I show you. It's 1.5 hour from Lisbona, and it's an agreement. We have students coming and students going, two come in and two go out for 3 months. And it's very interesting. One of the teachers of Porto Alegre is a teacher in the second year of psychology in our university in Parma. So he will be
He's a man, he's Mario Deruyarayo, and he's a dental hygienist and psychologist, and he has a double degree, and he teaches in Porto Alegre, and he teaches in the first semester of the second year to the dental hygienist in the University of Parma. And where can we work? We work in private practice, in public health, and we can work from teaching in the pregnant woman how to take care of their mouth and the mouth of the newborn, to elementary school, going all the way to the healthcare for old patient, for the aged patient. Perciò noi possiamo lavorare nella struttura pubblica, nella struttura privata e nella salute pubblica. Grande importanza e grandissima necessità c'è di dare, di fornire informazione, ad esempio partendo da tutti gli stadi di vita, dai bambini, dalla gravidanza, dall'importanza dell'igiene orale in gravidanza, a quella che è poi la salute orale del neonato, scuole dell'infanzia, scuole elementari, arrivando fino alle RSA, alle strutture assistenziali per anziani, in cui i nostri studenti fanno parte del training. But we have research and university career. We have some hygienists working research later on, or some are sales consultant. They are consultant for the brands that make toothbrushes or mouth rinses and they dental floss. And that's pretty interesting too. And it's very nice because we have an opportunity to share, to do like 3 days in clinic as a private practice and then work as a consultant. I have a lot of my past students that do it. E anche la carriera universitaria, carriera di ricerca sono possibili e sono tutte nuove prospettive, così come la consulenza per le ditte che producono degli ausili per l'igiene orale domiciliare, sia e anche di strumenti per l'igiene orale. In questo momento ci sono diversi workshop da igienisti dentali che lavorano come sales consultant e danno consigli su quelle che sono le necessità cliniche per disegnare degli strumenti a noi adatti. Oops. Perciò possiamo dire che è una carriera con un futuro molto brillante. It's a great career with a bright future. After graduation, we say that 96% work 1 year after graduation, and that's very high. Usually, I know that in the ordine, we have a request for hygienists before they graduate. They make like a reservation. And to continue the studies, we can do masters, advanced courses, or there is a 2-year degree for the health professionals. Therefore, it's a 3+2, and the 2 years degree for health professional is common to the class of SNT3, that's the class of health professional of prevention. Perciò dopo la laurea c'è un'ampia possibilità di lavoro, tanto che dai dati dell'Alma Laurea il 96% degli igienisti lavora un anno dopo la laurea. Ma in realtà vi devo dire che sono prenotati prima della laurea già. Spesse volte i dentisti scrivono all'ordine per chiedere di essere contattati dai laureandi per poter poi averli già come collaboratori. E però si può anche continuare a studiare o comunque si può conciliare un proseguimento di studi con un lavoro part-time. Ci sono diverse possibilità, corsi di specializzazione, master e il corso di 2 anni, quindi diventa una laurea 3+2 e i 2 anni successivi sono scienze delle professioni sanitarie. Tecnico assistenziale perché poi sono divise in diverse categorie e in questo caso ci si occupa soprattutto ad approfondire le conoscenze del management sanitario pubblico.
In summary, we have 20 students, 12 European Community students, 8 non-European Community students. The course is organized in 3 academic years and it's 180 CFU credits. The language is English. The admission is subordinated to successful completion of a ranking test consisting of multiple choice on biology, chemistry, mathematics, and logical reasoning. It's the attendance, it's mandatory. The location, it's at the University of Parma, Centro di Odontoiatria, and it's in the hospital center in Via Gramsci. We have a course website and a mail, and I strongly suggest you to write even to that, both to the secretary, but also to dentalhygiene.at/unipr.it in order to have information that you can find on the course website. And the faculty advisor is Professoressa Silvia Pizzi. And if you have any question, and if we have time, we are free to ask. And thanks for listening. Okay. È fastidiosissimo avere questa porta aperta, non si sente, non si può chiudere. Vabbè, adesso sentiamo. Sì. Livello dell'invalsi, esatto. L'invalsi di lingua inglese che si fa alle scuole superiori è valido, oppure il B2. Sulla data del B2, adesso chiedo ulteriori informazioni perché qualcuno di voi mi ha chiesto sulla validità nel tempo. Il B2 comunque può essere ripreso anche in diversi modi, per cui si può vedere. No, non è una delle opzioni. Questo è il motivo per il quale è fatto in un altro modo, perché siccome è in inglese il test non può essere confrontato con un test fatto in italiano. Per cui si possono fare le 3 professioni sanitarie un giorno e il test di professioni di dental hygiene in inglese un altro giorno, perché se noi avessimo fatto tutto lo stesso giorno, chi fa dental hygiene automaticamente perde la possibilità di accesso alle altre 2 professioni sanitarie nel caso non venga accettato in dental hygiene. E questo è il motivo per il quale abbiamo pensato e richiesto al Ministero di fare in date diverse. Gli argomenti sono sempre quelli, sono sempre le stesse materie e la preparazione, il livello di preparazione per le professioni sanitarie è sempre questo, però è in lingua inglese. Visto che non esiste un libro di testo per professioni sanitarie in lingua inglese come preparazione, perciò noi non possiamo consigliare nessun tipo di testo, ma in commercio ce ne sono diversi per le professioni sanitarie e c'è anche il libro di testo per medicina e chirurgia in lingua inglese. Quindi se voi andate anche in biblioteca, senza bisogno anche di acquistare, ci sono sia i libri di testo di quiz delle professioni sanitarie che vi danno il livello del tipo di quiz come viene fatto, e c'è il libro di testo for medicine and surgery in English,
che vi può aiutare per quello che è il glossario dei termini medici, che peraltro sono termini medici molto semplici di solito, perché maggior parte dei termini medici inglesi derivano dal latino, quindi noi siamo molto avvantaggiati. Ok, se poi avete altre domande, ci sono, abbiamo modo, poi c'è anche modo di visitare la sede, per cui potete avere altri modi di comunicare.